Livrea gialla fluo per il Suzuki, ce l'ho anch'io, la Suzuki Gran Vitara V6, Lorenzo Codecà, pluricampione italiano. Lorenzo, anche quest'anno ben arrivare in pista, salve, ciao, ricordiamo il tuo navigatore. E vedremo poi con i miei avversari come fare. E di con questi poderosi pluricampione italiano, Lorenzo Codecà con la sua Suzuki Gran Vitara gialla della scuderia M3 Racing. In coppia con lui alle note Bruno Fedullo. E ora abbiamo la Suzuki Gran Vitara 1009 DDS della scuderia Malatesta. Poi alle note Francesco Facile. Vetture favolose e poderose. C'erano anche lo scorso anno, sì. Quest'anno, lo scorso anno avevano delle variazioni di percorso, quest'anno corrono sulle stesse prove speciali in coda al rally, quindi fanno il medesimo percorso. Avventure, sarà una grande avventura perché ovviamente il peso, la trazione, la tipologia del mezzo. Abbiamo l'equipaggio con il Suzuki Gran Vitara, sempre la vettura di Hamamatsu, Emilio Ferroni al volante. Salutiamo, oh, qua abbiamo ancora un Suzuki Gran Vitara rosso, fiammante, bellissimo. Lo facciamo accomodare sul palco, sulla pedana di partenza. Marcello Bonno come navigatore, la Suzuki la Gran Vitara 1009 DDS della scuderia Pollucci Team Italia. Anche loro pronti a dare battaglia, a vedritizzare, dopo una trasferta così impegnativa. Complimenti. E con le note bianche e gli sterati della Repubblica di San Marino, della provincia di Pesaro e del comune di Gubbio, che ospiterà ovviamente le speciali di domenica. Eccola qua ancora la Suzuki Gran Vitara, livrea rossa. Bisogna spingerla perché si è spenta, no, non so. Allora attenzione, la vettura è la numero 105, che abbiamo Andrea Lucchini insieme a Piero. Dove siete? Io sono di Lucca, lui di Torino. Ah, quindi un toscano, un Piemonte Country, grande spettacolo anche per loro. Avete visto, qui abbiamo degli equipaggi anche particolari, delle unioni transregionali, dalla Toscana, dalla bellissima Lucca nel cuore della Garfagnana fino al Piemonte, in questo caso bellissimo. Quindi abbiamo la scuderia Malatesta questa volta, ancora Suzuki Gran Vitara. Vediamo l'equipaggio alle note con i colori della scuderia, terra d'arte, di cultura, dei Gonzaga. Bene, ci siamo, avanti con la prossima vettura, livrea arancione per la Suzuki Gran Vitara numero 107, Andrea Alfano e Carmen Marsiglia. Qui è un altro equipaggio con... Chi è lei? No, è un amico. Ah, ecco, un'altra persona, perché generalmente dirigono qui. Soi alla guida, Paolo Manfredini alle note, Toyota Toyodel, la Toyota, la vettura giapponese, ora in pedana. Eccola qua. Mm-hmm.
Cose varie.
E noi no, abbiamo una capacità spiegata. È strano perché... Thank you.
parcheggio. Ma l'altro, Antonio, il disco da testa gira. Sì. Eh? Sì. Bloccalo un po'. Aspetta. Blocca un attimo il disco. Vai. Vai, eh. Aspetta, tu gira. Gira. Aspetta. Gira. Ok, vai. Non gira. Guarda che qui. Differenziale. Non è una pistola, no? Io Giorgio, smonti la piastra, gli leviamo l'olio e guardiamo tutti i denti. Può darsi facciamo girare, dai. Lo diciamo pronti. No, sta thank you.
Classifiche ladies, all right, state lì, non muovetevi dalla vettura, poi verranno premiati sempre dal signor Mappelli di Asset Banca, visto che con noi gli faremo premiare poi tutti e tre i protagonisti. Allora, anzi, se mi raggiunge io vorrei sentire 104, abbiamo al volante Alfio Bordonaro con Marcello Bono alle note, team Poilucci, team... Facciamo la foto, poi ci sarà la premiazione. Asset Bank anche quest'anno, come negli anni passati, è uno dei principali supporti. Il Gran Vitara giallo del pluricampione italiano Bahia, Italian Cross Country, dalla Brianza, numero 101, Lorenzo Codecà. Coadiuvato alle note da Bruno Fedullo, la livrea è quella gialla della M3 Racing Suzuki Gran Vitara. Premis con questo fantastico Gran Vitara Suzuki. Vai con le foto e le immagini, poi voglio sentire di Lorenzo Codecà dopo questo ennesimo successo in terra sammarinese con il signor Mappelli alla premiazione della seconda prova. Allora Lorenzo, intanto complimenti, un altro successo sempre nel torneo e anche qui a San Marino. Sì, è la seconda gara dell'anno, per ora le abbiamo vinte tutte e due, pare si inizi bene la stagione 2016. Lei, per cui invitiamo il signor Mappelli, responsabile di Asset Banca, a consegnare il trofeo. Con la terza posizione ci portiamo Andrea Lolli e Francesco Facile, un bel applauso. Quindi andiamo verso la vettura numero 100 e a questo punto i trofei più ambiti, quelli che testimoniano la storia, e con un grandissimo applauso salutiamo tutti i tre equipaggi che hanno dominato la serie Bahia qui in occasione. Adesso facciamo una bella foto statica con i trofei rivolti al cielo, ma intanto arriva lo spumante di San Marino. Il podio però, perché la coppa, mentre incrociamo le bottiglie,
Lolli, cerchiamo di fare un passo avanti per ritirare direttamente dalle mani di Valerio. Allora Alfio, invece ha sentito un po' le varie sensazioni, le tue esperienze da questo qua a 3 anni, con questo qua.